Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a far vedere il nostro nuovo atomizzatore. Vai Virillo, spolincialo. Wow, Amit Dual Coil, un atomizzatore rigenerabile, un mostro. Un mostro come sia come aroma e sia come capacità del liquido. È un bel atomizzatore da mettere sia sul meccanico che su circuitato. Bello grosso, bello la sua forma ha fatto bene, ha diverse cose che ora andremo a fare vedere da vicino. Ora andremo a fare vedere da vicino l'Amit. Eccolo qua la sua scatola di come viene fornito, della Geek Vape Amit. Ora andiamo a fare vedere al suo interno, ha diversi tipi di vetro per la capacità. 2 da 2 ml e 1 da 4, che io l'ho già posizionato sopra il dripper. Dripper tank, perché c'ha un flower come un dripper. Poi andiamo a vedere al suo interno cosa c'è. Il libretto in varie lingue, con scritto tutte le lingue, come va messo, come praticamente come si monta quando cambi il vetro, ha tutte le sue specifiche, tutte le lingue. Poi qua dove c'era il vetro di ricambio, tutte le spare parts, una marea. C'è anche per adattare in single coil, si va a tappare l'aria, ora lo andremo a fare vedere. E questo qua è il riduttore per il drip tip, per mettere un 510, perché ora sopra monta un 810. Ora andiamo a fare vedere il dripper tank, aprendolo, come qua il flusso dell'aria, e tenendo fermo il pezzo di sopra e girando si registra il flusso del liquido all'interno del cotone. Ora vado ad aprire. Abbiamo già fatto le resistenze, perché l'abbiamo già. Sono delle resistenze da montare sopra un meccanico, sopra l'hammer, 7 giri sulla punta da 3. Bello il flusso dell'aria. Ora andremo a farci il refill e a provare questo mega dripperone Amit, bellissimo. Ora faccio vedere anche sopra come, quando vai a fare il refill, perché c'è anche per quando cambi il vetro un estensore che va ad attaccarsi sopra dove vai a fare il refill. Bellissimo, la lavorazione è stupenda. Ora andiamo a fare il refill e a tirare qualche conclusione su questo mega atomizzatore. Eccoci arrivati alle conclusioni finali. Ricordiamo che questo atomizzatore l'abbiamo preso da Svapo Caffè. Ricordiamolo, Marina di Carrara, Molicciara, La Spezia. Andatela a trovare, perché i prezzi sono spettacolari. Davvero troverete un'accoglienza speciale. Vi sapranno indirizzare su cosa volete provare, hanno di tutto. Ora andiamo a fare la prova di questo atomizzatore rigenerabile, che funziona molto bene. L'abbiamo posizionato sopra l'hammer, bella carica. Vai Gabri, fai la prova. Spinge bene, anche il meccanico così, non pensavo. E anche la roba è tanta roba. Si sente molto bene. Madonna. Fa un botto di fumo, si sente bene l'aroma, fa le sue bollicine, che vuol dire che ogni volta che quando... E ricarica il liquido. Sì, lo richiama subito. Non piscia. No, lo consigliamo. Voto. A chi vuole una tank rigenerabile, che te la carichi e se non ci dai sotto, perché se ci dai sotto questa qua ciuccia. Amico, ciuccia questo qua. Però... si comporta bene, fa un botto di fumo, quindi e anche la roma è tanta roba. La roma si sente bene, viene bello cremoso,
uno spettacolo di atomizzature. Io ci do 9. Se lo merita tutto. Sì, sì, è vero. Se lo merita tutto, ragazzi. Allora, dalla Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Veniteci a trovare sulla nostra pagina su Instagram e su Facebook. E ricordatevi, chi non swap in compagnia è ladro o una spia.